Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, Tops Made in USA Tex Creek XL da venire a vedere insieme. Mamma mia ragazzi, mamma mia, pensavo veramente restasse dentro, tanto passano gli aerei ragazzi, mi spiace, i rumori di sottofondo sono anche quelli degli aerei che ormai hanno aperto una tratta, comunque ragazzi, paura vera, pensavo veramente restasse dentro, invece come al solito 1095 di Tops si conferma veramente un grande acciaio. Ragazzi, tanta roba. Unico difetto del coltello per adesso ragazzi è proprio il manico sottile, perché la lama viaggia veramente di brutto. Manico un pochettino sottile, l'ho voluto provare così senza nastrarlo, magari con una bella nastrata, però ragazzi, per spaccare sta roba ragazzi deve essere un ottimo coltello, sennò sarà disintegrata la lama. Ragazzi, lo fa, per farlo lo fa, però ha poca massa battente, coltello leggero, coltello sicuramente indicato ragazzi anche per la caccia, indicato per il taglio, per farvi il vostro batoning, per il chopping ragazzi, sinceramente tagliente strepitoso. Lo fa per il tagliente, massa battente
non ne avete, è un coltello leggero, non è di certo un chopper, però ragazzi, in emergenza non vi lascia piedi e lo fa anche su roba, ragazzi, ci capiamo? Ci capiamo? Questa è dura, eh? Questa è dura, ho preso proprio un pezzo bello duro, appunto per vedere se il tagliente tenesse o meno, ha tenuto perfettamente, non ha un danno di niente, ragazzi, niente di niente. È andato a cannone, ovviamente non è un coltello da chopping. Ragazzi, l'ho voluto provare con e senza guanti per vedere questa manicatura. È sottile, è l'unico difetto secondo me del coltello, manicatura troppo sottile. Ripeto, magari bisognava nastrarla un po', ma ho voluto provarlo praticamente originale. È veramente un bel coltello, avete una bella lama, ragazzi, una bella lama, però la manicatura è sottile, c'è poco da fare. Poi che ha tenuto al batoning nella quercia, che le punte le fa alla perfezione, tutto funziona di brutto, però ragazzi, la manicatura sottile resta. Ragazzi, all'inglese va bene, però rimane il fatto del manico piccolo. Per me è piccolino, poi magari qualcuno lo trova giusto, per me è piccolo, senza guanti, ragazzi, senza guanti è troppo piccolino all'inglese, ho provato, ma non mi piace, il coltello si muove, non riesco a tenerlo bello fermo. Ripeto, magari sono io, magari lo prova qualcuno e mi dice è spettacolare, fighissimo. Secondo me per una lama così un manico un pochino più grosso ci voleva. Troppo sottile.
Mamma mia ragazzi, mamma mia, taglienti di Tops, un feeling pazzesco, poi sarà anche una cosa personale, però ragazzi fanno paura, io ho un feeling con questi taglienti mostruoso ragazzi, mostruoso, ricciolini, ricciolini strafini, bellissimi davvero, ragazzi, cioè sono ricciolini. Ma paura, non ho neanche le parole per descriverli questi ricciolini con i taglienti di Tops, ragazzi, veramente un feeling pazzesco. Allora ragazzi, col Fire Steel non se ne parla, non se ne parla, non si scaturiscono scintille, però i ricciolini belli fini li fa. Prendiamo la nostra palettina ragazzi e vediamo se riusciamo a far partire il fuoco. Eccolo qua che è andato ragazzi, eccolo qui che è andato, fate dei bei ricciolini fini ragazzi, il fuoco con una piccola palettina da un grammo che potete portarvi anche appesa alle mutande parte subito, il coltello ha un feeling pazzesco, poi ovviamente ripeto è una cosa personale, però per me ragazzi feeling veramente allucinante, intanto mi è caduto un pezzettino, un tizzone, eccolo qua che l'abbiamo spento. Ragazzi, secondo me è tanta roba anche se non fa scintille, vi portate la palettina e siete a posto. Ragazzi, appena tornato dal bosco, vediamo com'è andato il nostro Tops. Pensavo un po' meglio il tagliente, eh? No dai, taglia ancora bene. Incespica un pochettino qua davanti ragazzi, però ci abbiamo pestato, ci abbiamo veramente pestato, dietro è rimasto bello affilato, davanti un pochettino ragazzi non ha digerito tanto il batoning spinto che abbiamo fatto, adesso lo affiliamo, gli diamo una passatina e lo facciamo tornare un bel rasoietto. Ragazzi, coltello solamente stroppato con il compound diamantato che mi ha portato Simone Tonolli da provare, lo stiamo provando a breve su questi schermi. Ragazzi, solamente stroppato, solamente stroppato, e si gode forte. C'è da dire che questi compound liquidi che mi sta facendo provare Simone sono una bomba ragazzi, una bomba, tagliente perfetto, solamente con lo strop, tanta 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 roba. Eccolo qui ragazzi, Tex Creek XL di Tops, ragazzi, bellissima lama, una lama da godere, da guardare,
guardate questa lama, ragazzi, perché è bellissima, secondo me è veramente bellissima, stupenda. Un coltello leggero considerando le dimensioni, ragazzi, qui parliamo di 16 cm di lama, avete un coltello da 275 grammi, un coltello che mi ha fatto godere a livello di tagliente, a livello di resistenza di questo 1095, fa paura, ragazzi. Poi ok, i prezzi sono alti, sì, assolutamente d'accordo con voi, per un 1095 sono ancora più alti, d'accordo con voi, però ragazzi, a prestazioni, ragazzi, nella quercia ho sudato, mi è scesa la gocciolina tipo Gigi la Trottola, si è piegato di là, poi si è piegato di qua, poi ha fatto una S, un nodo, e l'ho tirato fuori, era perfetto, perfetto, nessun segno al tagliente, niente di niente, tagliente solo stroppato con questi compound diamantati di Simone Tonoli, presto li vedrete su questi schermi, li stiamo provando in emulsione liquida, ragazzi, sono una figata, due stroppate, diciamo 4-5 colpi, è tornato un rasoio, aveva perso un po' di filo qua davanti, ma nel chopping, ragazzi, abbiamo cioppato dei tronchi così di legno durissimo, era pietra praticamente, la lucido, tanto che era pietra, li ha fatti. Non è un coltello con tanta massa battente, è leggero, ragazzi, come ho detto prima. Anche se lo prendete arretrato, ragazzi, è un coltello leggero. È leggero, non riuscite a dare delle pacche disumane. Funziona un casino per il suo tagliente. Entra tanto, ragazzi, e spacca, anche se non ha tutto questo peso. Non è ovviamente un chopper, anche se senza punti di riferimento. Voi lo vedete lì, potete pensare che è un chopper, ragazzi. In realtà le dimensioni non sono quelle del chopper e nemmeno i pesi. Quindi se poi lo provate vi rendete conto che si spacca anche la roba grossa in emergenza. Però se avete un coltello così, la roba grossa la segate col seghetto e poi la spaccate, la battonate tranquillamente con questo coltello. La roba piccola la cioppa tranquillamente. È veramente un bel coltello. Uno dei disegni che mi piace di più del famosissimo marchio americano. Ragazzi, è bellissimo, è veramente bellissimo, nel bosco è andato come un proiettile, mi è piaciuto di brutto, ha lavorato bene, nota negativa il manico. Poi parliamo sempre di soggettivo, perché ragazzi, io lo posso provare con le mie mani, fortunatamente non ho le vostre, mi farebbe anche abbastanza schifo. Ragazzi, con le mie mani il manico è piccolo e sottile, vi dà poca sostanza in mano, ecco, non lo sentite bene in mano, all'inglese è troppo piccolo, dà fastidio, senza guanti è un po' un problema, con i guanti va un po' meglio, nell'uso si usa bene il coltello, ragazzi, però è veramente sottile, non avete, non lo so ragazzi, la parola è proprio quella, non avete sostanza in mano, non avete il corpo del coltello in mano. Questa cosa io un pochino l'ho accusata, anche se l'ergonomia poi vi consente di guidarlo bene, ragazzi, il coltello funziona e lavora bene, però sta cosa del manichino così sottile, piccolo, un pochino l'ho accusata, nel senso che è un coltello che per la sua bellezza, ragazzi, sarebbe da 10 lode, col manico così, anche se ci ho lavorato bene, non lo so, non so se andiamo sul 7, ragazzi. Per le prestazioni assolutamente sì, per il manico è soggettivo. Ragazzi, io non ho la mano di Hulk, ma non ho neanche la manina di Memole, è il nome mio, quindi non è che ho una mano gigante o una mano da puffo, ho una mano normale e secondo me è piccolino. L'unico modo che avete per capire se per voi è piccolo è provarlo, ragazzi, c'è poco da fare. A sensazione mia, secondo me sì. Poi il coltello funziona bene, sì, però è piccolo coltello, che è dato anche come coltello da difesa, ovviamente per gli animali di grossa taglia, ragazzi, è un prodotto USA, ovviamente in America abbiamo una legislazione diversa sul coltello, un coltello che va benissimo anche per la caccia, un coltello taglientissimo, però proprio sul coltello da difesa, ragazzi, con la manicatura così sottile, non lo so, ragazzi, non lo so, la mano sta lì, non dà fastidio, non è che scappa, però io un po' più cicciotta, ragazzi, l'avrei fatta, c'è poco da fare, poca sostanza in questa manina, abituata ad avere tanta sostanza in mano. Ragazzi, basta con le battute, basta, vi do due misure del coltello, dai. Coltello di 28 cm con una lama bellissima, bellissima, stupenda secondo me, ripeto, una delle migliori lame di Tops
a disegno di 16 cm sullo spessore della costruzione full ten di 5 mm. Secondo me, l'ho misurato col calibro, sono un po' meno, sono 4,79, però vabbè, 5 mm, manicatura in micarta, bella, molto bella. Ok, con spaziatori rossi, manicatura smontabile. Ragazzi, finitura del coltello è la Black River Wash, questa finitura spettacolare secondo me, però attenzione che non è una vernice, quindi non va a proteggere dall'ossidazione il coltello come fa la vernice, dovete tenerlo asciutto e pulito, se no questo ossida. Ho amici, e a sottolineo amici, che hanno avuto dei seri problemi di ossidazione con questo coltello proprio per questo motivo. Ripeto, la Black River Wash, questa finitura, non protegge il coltello come fa la vernice dall'ossidazione, quindi tenetelo pulito in mano, ragazzi, per i lavoretti di fino con questo tagliente. Con questo tagliente, ragazzi, che tagliente, paura, ricciolini da paura, con questo qua li fa pure mia madre ricciolini. Ragazzi, ricciolini pazzeschi, pazzeschi, finissimi, una bomba. Poi ok, non parte col dorso, fatelo partire, ragazzi, qua non ho neanche provato, no, non sarebbe partito lo stesso. Ragazzi, fatelo partire con la palettina, senza dorso, ma i ricciolini, questo li fa veramente da Dio, davvero da Dio. Foderino in cuoio, il coltello ci sta perfettamente, è un bel foderino, bel foderino, ragazzi, fatto bene, sottile. La forza di questo coltello, che avete un coltello con lama 16 cm, una bella lama, ragazzi, e un peso leggero, 275 grammi. Sicuramente gli manca un pochino di peso, di massa battente nel chopping, però come avete visto, se dovete spaccare non si fa problemi e spacca tranquillamente anche i pezzi grossi. Ragazzi, un bel coltello, veramente un bel coltello. Ripeto, peccato questa storia del manico. L'acciarino non parte, ma basta la palettina, lo fate partire, un feeling con il tagliente pazzesco, ragazzi. Cosa posso dirvi? Io ho un coltello che comunque vi consiglio di provare. Adesso io l'ho voluto provare originale. Secondo me basta dargli una bella nastrata al manico, renderlo un pochino più spesso, dargli un po' di ciccia e diventa una bomba. Perché, ragazzi, a livello di coltello è veramente un coltello spettacolare. Però per le impressioni che ho avuto io nell'uso, ragazzi, è molto molto soggettivo, quindi dovete prenderlo, provarlo e capire se per voi la manicatura è veramente un handicap, scusatemi, grande. Per me non lo è, ripeto, il coltello ha lavorato bene, ha lavorato benissimo, però mi manca proprio quella cosa in mano, quindi prendetelo, provatelo e capite anche, ragazzi, ovviamente prendetelo, se avete la possibilità provatelo, per capire anche voi, ragazzi, se questa manicatura per voi è sottile oppure se il coltello made in USA, ragazzi, è veramente veramente una bomba. Andiamo alle conclusioni finali. Tops Tex Creek XL, ragazzi, un coltello con una lama spettacolare, un tagliente affilatissimo spettacolare, resistenza di questo 1095 trattato da Tops, spettacolare, nel bosco funziona da Dio, un coltello con cui potete andare a pestare quello che volete e siete sicuri di tornare a casa con il coltello intero a fine giornata o a fine uscita. Ragazzi, un coltello secondo me con un difetto importante, anche se il coltello, ripeto, mi è piaciuto, il manico è troppo sottile, ragazzi, è veramente sottile, all'inglese, senza guanti, è quasi inutilizzabile. Poi ripeto, magari è la mia mano, però è veramente sottile in mano, secondo me, su una lama di questo calibro spettacolare. Ripeto, un bel manico più cicciotto avrebbe fatto veramente la differenza, ragazzi, un coltello che a me è piaciuto nonostante il manico sottile, però ovviamente è una cosa da prendere in considerazione, soprattutto se avete le manoni giganti da Hulk, perché le mie mani sono normali e non sono sicuramente delle manone. Ragazzi, dal Tex Creek di Tops, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!